vediamo un articolo che io trovo molto comodo per chi viaggia come me in moto. Mi sarà capitato di fare dei viaggi, di aver bisogno poi di avere, come si può dire, una sorta di zaino per quando parcheggiate la moto e volete muovervi in libertà. Ecco, questo è il prodotto giusto, o almeno dovrebbe esserlo. Ne uso uno simile da tanto tempo, solo che ormai, diciamo, forse è arrivato il momento di cambiarlo, perché quando ho visto questo ho deciso di prenderlo. Adesso, al di là del, come si può dire, della confezione molto carina, comunque il tutto poi alla fine si traduce in questa borsettina che contiene lo zaino, e in realtà borsettina che fa parte dello zaino, cioè proprio parte integrante. Lo zaino è uno zaino non particolarmente grande, come potete vedere, sarà una ventina di litri o qualcosa di simile, forse anche qualcosina in più. Leggerissimo, come giusto che sia, anche perché è un modello molto molto compatto. Comunque realizzato in nylon con tanto di cerniera, tasche laterali a rete, quindi perfetto anche per le bottigliette. E poi la parte superiore, che in realtà contiene anche una sorta di, può essere utilizzato come una sorta di tasca per metterci eventualmente qualcosa, però anche lasciato così, vedete, all'interno, alla fine lo zaino diventa decisamente comodo. Andiamo a chiuderlo, vedete? Cioè, in pratica quella piccola taschetta in realtà poi si chiude, scompare all'interno, ha una tasca esterna, di chiavi, portafogli, documenti, quello che è, ed è, a mio avviso, io ripeto, lo trovo molto carino. Ed è, la cosa bella è proprio il fatto di, una volta utilizzato e quando ci si rimette in marcia, poi lo uso più che altro per la moto, però vedete, lo si richiude, non serve neanche questa grande attenzione, visto che comunque è un materiale che si presta molto bene a questo tipo di gioco. Poi magari, ecco, piegato meglio occuperà ancora meno spazio, però vedete, già così. Io adesso l'ho fatto un po' così velocemente, però vedete, questo è il vostro zaino. Secondo me è perfetto per quando si fanno viaggi in moto, perché è sempre comodo avere uno zaino, solo che lo spazio è sempre quello che è. Quindi, come dicevo, è quel che è comodo, secondo me. Vabbè, vi lascio comunque il link in descrizione, è un prodotto non particolarmente costoso, io lo trovo molto comodo e andrà a sostituire quello che ho adesso. Vabbè. Come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile, e se vi avanza qualche secondo e avete voglia di iscrivervi al canale, resterete aggiornati sicuramente sulle novità. Grazie e alla prossima!